Riprenderanno martedì al Sant'Agata gli allenamenti della Regina. Orlandi dovrà fare i conti con alcuni elementi non al meglio della condizione. Con il Genoa mancheranno gli squalificati Valdez e Barilla. In prima divisione, dodicesima vittoria casalinga del Crotone, che rimanda battuto il Taranto con una doppietta di Figliomeni. Grazie alla sconfitta del Gallipoli, i ragazzi di Moriero guidano in solitudine la classifica. Peccato per l'espulsione di Galardo, che salterà l'importante gara di domenica prossima con la Virtus Lanciano. In seconda divisione, stop del Cosenza a Scafati, ma senza conseguenze sulla classifica. Il Gela non va oltre il pareggio con l'Aversa e rimane a meno 9. Il derby vibonese Vigor Lamezia termina a rete bianche tra la noia. Un brodino che serve poco ad entrambe le formazioni. Questa sera posticipo televisivo fra Catanzaro ed Andria. Grossa opportunità per i giallorossi di riprendersi in caso di vittoria il secondo posto, utilissimo nella griglia dei playoff. Dubbi di formazione per Provenza, il modulo di gioco sarà il 4-4-2.